Allora, noi siamo sull'Ishimura. Ebbene sì, Ugo. Allora, non è il momento. Siamo sull'Ishimura. In una zona, come vedete, estremamente ridente, piena di sangue. Voglio sperare che sia solo sangue. Shira Tensei, è calata l'allergia assolutamente. Se fosse stata come oggi, non sarei riuscita manco a parlare. Mentre invece credo di non avere una voce troppo nasale. Però, dai, ce la facciamo. Purtroppo, nonostante l'antistaminico, nonostante tutto, quando mi piglia male. Dunque, torniamo un attimo nel nostro mood dell'orrore e vediamo come siamo messi. Io continuo ad avere il robo delle mine. Voglio crederci, I want to believe, per quanto l'abbiamo usato veramente poco. Qua il piantamine, c'è cioè il piantagrane, questo è il nostro piantamine. Sinceramente non ricordo che capitolo siamo. Controlliamo su. Scusa, Isaac, ho sbagliato tasto. Che capitolo. Isaac, ok. Che capitolo siamo? Capitolo 10. Capitolo 10. Ok. Siamo, ripeto, sull'Ishimura. Qua abbiamo già raccolto tutto. Continuo a sbagliare tasto. Con gli Scream, dai, dai. Tutti, tanta gente per vedere la mia disfatta di oggi. Allora, qualcosa mi dice comunque che con i nostri nuovi amici non finirà bene. Lei probabilmente si salverà. La ragazza, che non mi ricordo come si chiama, probabilmente si salverà perché sì, perché si salverà. 10 su 15? Fuoco secondario. Andiamo spedì. Perfetto, dai. Negozio offline. Gravità zero è un modo carino per dire feti volanti urlanti, sì, vero? Sì. Non riuscirai a piegarmi. Perché Ok. Ma io devo andare di là, però qui, esatto, c'è qualcosa. No, io vengo da qua. Bene, sono arrivata al punto in cui mi perdo dopo 3 secondi e mezzo che sono in aria. Ottimo, dai. Si vede, già ho l'ossigenazione scarsa. Salve, salve, salve a chi sta arrivando. Meno male, sono contenta che state arrivando adesso, così non avete visto la figura di merda che ho fatto 3 secondi fa. Eccolo! Lo sapevo che c'era il feto pazzo. Guardalo, guardalo! Perfetto. Questa è la zona feti. Quando vedete la gravità zero è quasi sicuro che trovi i fetini in giro. Inventario pieno? Ah, era da un bel po' che non sentivo. Ho trovato un nodo energetico così a caso. Chi è? Dov'è? Ti ho sentito, eh? Cioè, non è che. Deidrafin, grazie per l'amore. Sentite, io sento feti che si sono arrabbiati, che volano. Vabbè. C'era un robo qui, esatto, quelle. Opla. Hai tente 10.000 crediti, eh. Però intanto ho trovato il nucleo energetico completamente a caso. Dov'è?
Sì, vabbè, allora, qui non serve un cazzo l'altra. Ok. Ok, ah. Vabbè, questi sono dei... delle schifezze. C'è ancora uno, forse. Mi sa che ce n'è ancora uno. Dov'è finito che lo devo sbattere in giro per raccogliere il drop? Niente. È sparito il feto. Sì, sì, no, il 3 con Sbeku era già in pensiero, in programma e in desiderio, assolutamente. Dov'è? Maledetto. Dov'è? Ti prego, raccogli... Che bella la gravità zero, per nulla fastidiosa. Ok. Sempre meglio della... di quella dell'originale. Vabbè, c'è un feto pazzo da qualche parte. Io non lo vedo, non lo trovo e non lo cercherò. Credo sia comunque dall'altro lato e credo che mi abbia aggrato per sbaglio, però magari mi sbaglio io, eh. Grazie. Sempre bello tornare con i piedi per terra. Opla. Opla. 1000 addirittura. Non c'è nulla. Vabbè. Buonasera, buonasera, dai. Uscita da gravità zero. Fatemi bere un secondo che qua... Product placement. Traguardo raggiunto. Cazzo! Ah, ma non è successo sul serio? Vabbè, Isaac però, eh. Questa è stata la zona in cui effettivamente il tentacolo era uscito, mi sa, nell'originale gioco. Per questo ho avuto sto flashback del cacchio. Sì, sì, no, vabbè, le zone senza ossigeno. Oh, no! Oh, oh! Oh, e vabbè. Sgrullare, porca! Cazzo, Isaac, perché non correva? Non capisco, vi giuro. Si era bloccato, non camminava. Dov'è? Eccolo! Sono più che soddisfatta, devo dirvi la verità. Sgrulloni bilibili e cocò! Finding Paradise domani, ragazzi. Domani Finding Paradise. Come al solito io ho in mente centinaia di giochi da portarvi. Se non sono centinaia, comunque sono decine. Sono decine, ma per un motivo o per un altro ci sono 1000 imprevisti, vi giuro. Vorrei avere una vita extra, vorrei... più fazzolettini, grazie. Ma ridendo e scherzando, oggi 3 pacchetti se ne sono andati comunque. Ti ringrazio sinceramente. No, dicevo, purtroppo ogni tanto la vita vera fa capolino. Tipo domani io potrei fare una live di mattina e una a pranzo. No, perché devo andare in farmacia, devo andare a comprare delle medicine per i gatti da un'altra parte, degli integratori, e devo fare anche la spesa, che non la faccio da 2 settimane. E andiamo avanti col salmone in scatola. Per cui, purtroppo, io vorrei avere dei... Chi è stato? C'è ancora qualcuno?
Io vorrei avere dei ritmi più intensi, davvero, vorrei tantissimo, solo che ho bisogno di qualcuno che badi a casa al posto mio. Purtroppo. El Clenny! Grazie, adoro quando la gente si iscrive mentre sto rantando tantissimo comunque. Guarda che ti ho sentito, brutto pezzo di merda. T'ho visto, sto, vieni qua. Ma mi dispiace. Ecco, e ancora! Sbocchino. Non correva perché sto schifotto è tipo adesivo pesante colloso. Non era il gioco rincretinito. Era Isaac che era pieno di bavotto, era pieno di. Facciamo finta che saliva, ok? Saliva di necromorfo. Facciamo finta che saliva, dai. Poi qui, appunto, io lo riconosco. Questo era il ponte dove c'è stato tipo il primo boss. Allora, vediamo se c'è qualcosa da raccogliere. Mi sa di no. Mi sembra che abbiamo preso tutto. Questo si può aprire? No. Ok, buchetti allegri. Perfetto. Ragazzi, lo so che voi avete una visione idealizzata del buon Sabaku, però lui è molto artista e poco essere umano, quindi non si ricorda neanche dei bisogni primari e delle funzioni primarie del suo corpo, per cui figuriamoci se si ricorda anche che la casa va tenuta un minimo decente. Non è una questione di pigrizia, chiaramente. Aiuto. Non so perché, ma lo so che vi giuro che non è un product placement, ma vi giuro che quando ho l'allergia a bere la Coca-Cola Zero mi fa stare meglio. Perché mi fa un effetto idraulico liquido e anche il naso si stappa poco, chiaramente. Ellie, mi trovo Non presso c'è la sala del nessuna capitano operativo nessun americano. suggerimento medico, ovviamente, quello che vi sto Ok. Una fila dicendo. centrifuga sembra funzioni a pieno regime. Bene, speriamo funzioni. Ballerai parecchio. Sei pronta? Tutto ok, attendo il tuo segnale. Sì, Ellie, tranquillo. Tranquilla che qua andrà tutto benissimo. Ellie comunque secondo me non muore. Allora, attenzione, attenzione. Attenzione. Vediamo un po', eh. Ma devo sparucchiare, no? Che devo fare qua? Ah, qui, ok. Attivare legami gravitazionali? Tieni premuto. Ah, ok. Allergia alla vita, ragazzi. Allergia alla vita. Userò una delle capsule di salvataggio. Ci incontreremo là. Vai! Capsula di salvataggio. Clark, idiota! I legami gravitazionali squarceranno in due la luna. Clark! Ora si va. Ora si va. Sono un coatto, perché io ora posso parlare! Quanto siamo brutti con questa tuta! Che cosa hai fatto con quel cacciavite? Oh merda, cazzo, merda! Ma sarebbe bello se Isaac non parlava nel primo e diceva solo parolacce. Fortunata per stare servizio a bordo.
Mi hai spinta a insistere. Mi hai ucciso! Andrà tutto bene. Che sta facendo? Una promessa. Non ti farà niente, vedrai. Non giura che possa crepare. Stross! Un ago nell'occhio ti voglio infilare. Stross, attenzione! Non è morta, giusto? Beh, un cacciavite nell'occhio. Beh, dipende quanto va in fondo. No, dai, è viva, per forza, non è morta, sta bene, sta bene. Sta bene. Anche quest'uomo. Sta bene, guardate come sta bene. Lara sta con la crisi allergica che ha Lara è già crollata, ma per i motivi sbagliati. Ma basta pack di stasi. Allora, di qua, ma prima... Non mi pare ci sia un negozio. Allora, qua c'è il salvataggio e qua c'è il terminale. Però negozi non ce ne sono per adesso. Cosa posso fare col terminale? Ecco, El Clanny. Usa la tua iscrizione per me, non per quella brutta persona di Sbeg. Ovviamente sto scherzando. Allora, qua... Io per adesso andrei un po' ad aumentare i danni del nostro piccolo pampino. Miglioro la velocità. Andiamo. Va bene. Negozi non ce ne dono, esatto. Ragazzi, vi do scusa, sono massacrata. L'alternativa era non fare la live, però dai, cioè no. Che cazzo. Non posso farmi fregare così dal fatto che sono fatta male. Va bene. Che occhio! Soldi! Eccolo! Vieni qua! Eccolo! Venite! Vieni! Mamma mia! Quanto è divertente ora che ho il giocattolino! Quanto li fotto questi cosi. Vieni. Vabbè, ho capito. Sono... Merda! Ok. Ce n'è ancora uno. Ok. Ma guardate che bel mucchietto che ho fatto. Ma che bel mucchietto grazioso. Che ho fatto? Ecco. Perfetto.
Allora, posso le mine? Le mine per... il medikit... Mannaggia. Sì, vabbè, posso le mine. Posso le mine. No, aspetta, ce l'ho lo spazio. Che cazzo... Mi dava inventario pieno, maledetto. Mi ha ingannato. Giro loot. Dai che siamo stati dei fighi. Inventario pieno. Devo starnutire. Devo starnutire, stavo dicendo. Ma caspita sono. Ok. Non è possibile però, cioè sono veramente malmessa. No, non è morcio, ragazzi, è proprio acqua. Non è muco. È tutto congestionato, ma in realtà non c'è nulla di disgustoso, c'è solo tanto dolore e tristezza. Perché l'hai fatto, Stross? Non posso affrontarlo. Pensavo che Ellie ne fosse capace. Dovevo aprirle gli occhi. La fase 3. La fase Cosa 3. puoi affrontare? Qual è l'ultima fase? Lei, ecco di cosa avevano paura. Che io l'affrontassi, che distruggessi il marchio. Ma è troppo per me. Devi aiutarmi. Devi vedere la fase 3. La fase 3. Stross! Stross! Quindi l'hai ucciso o no? Secondo me no. Non l'ha uccisa. Ci deve essere qualcosa di drammatico. Andrea Universe, ti ringrazio per il commento dolcissimo e per nulla meritato. Allora. Rinazina, siamo tipo la filiale dell'ospedale qui. Ok. Chi c'è? Sempre meglio, vedo comunque siamo messi proprio bene bene qua. Tutto così solido. Ah, i culini! Ci sono i culini! Culi, 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 culi! Culi, 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 culi! Nodo energetico! Oh, oh, oh! Buon Natale! Palle, inventario pieno! Mi hanno dato un botto di stasi. Che ridere che mi fanno. Oltre che molto schifo. La coca? Sì! La Coca-Cola! Che poi in realtà, se dobbiamo essere seri, non penso proprio che la coca apra il naso. Semmai ti fa venire una rinosinusite di quelle potenti. Non credo proprio che stappi. Ma non credo proprio che stappi. Secondo me congestiona. Cioè, non ha senso che sia stappante. Guardate quanti nodi che stiamo recuperando. E basta, pack di stasi. Beh, io lo prendo perché lo vendo, scusatemi. Anche se forse... Non so se valgono di più 10.000 a detonazione. Credo che valgano di più 10.000 a detonazione. Decisamente. Vabbè, inventario pieno. La Coca-Cola corrode tutto. Sì, infatti dovrei provare a mettermela direttamente nel naso. Sarebbe interessante fare questo test. Non ho più spazio per raccogliere nulla. Vabbè. Click, block, shift. Ah, ottimo, ottimo, dai. Negozio perfettamente dove volevo. Allora, vendi. Sì, tre pack di stasi li vendo. Vendi, sono sicura. E poi, uno lo vendo. Solo uno, poi. Torniamo subito indietro. Che schifo. Che schifo. La cocaina in tasca e fa colare il naso. Non avevo dubbi, ragazzi. Cazzo, è polvere. Cioè, è normale che ti si fa sgocciolare lo schifo.
E si scoprì che in realtà no. No, ragazzi, no, sinceramente no. Non è proprio cosa mia. Sono così tanti modi diversi di spendere i propri soldi quando vuoi buttarli. Cioè, proprio no. Pochi giorni fa è morto il maestro del porco schifo. Non so quanti ce l'hanno presente. Non ho idea di che cosa state dicendo, mi dispiace. Spero che qualcuno abbia capito. Allora, ancora comunque nessuna traccia della tuta nuova. Però sentite. Tanto non le uso, non le uso, è spazio di troppo, è spazio inutile. Ok. Per adesso va bene così. Per adesso va benissimo così. Uno che beveva gli alcolici dal naso, diventato famoso grazie a Andrea Di Pre. Ma quante ne sapete? Ma quante ne sapete? Beveva gli alcolici dal naso, ma il motivo? Vabbè. Sa, forse, vabbè, forse ti sale prima la botta, effettivamente. Un po' come le supposte. Ma perché? Vabbè. Chi è? Ok. Cazzatissimo! Quanto è buio? Se vi sembra buio, sì, è molto buio. Allora, qua c'è. Eccolo che. Sgrullino. Aspetta, Sgrulli! Vabbè! Vede niente. Che pure rumore, una cacofonia incredibile. Allora, dicevamo. Allora, ragazzi, io farò un video su PS5 non prestissimo. Molti, ah, scusa, se insomma non avevo visto molti più fazzolettini, esatto. Sì, farò un video non prestissimo, ma prima di quanto potreste pensare, ok? Ah, che schifo! Basta! E ne riparleremo anche comunque di queste politiche. Che vi posso già anticipare, non mi piacciono molto, ok? Cioè, a me fa solo che piacere rigiocarmi Spider-Man, come avete visto ho fatto anche la serie sul canale, quindi l'ho apprezzato. Però non mi sta piacendo molto questa cosa, insomma. Non è esattamente quello che volevo da PS5. Allora, cos'è? Ah, sono piccoli fatti felici. Piccoli feti felici. Dov'è? Eccolo. Ok. Poi, allora, suppongo che questa batteria sia fritta e quindi va tolta e va sostituita con qualche altra batteria che troveremo in un secondo momento. Che sono bella, brava e intuitiva, quindi immagino le cose. Poi,
Sì, Andrea Universe, ho fatto la serie, ho portato anche il Season Pass. L'avevo cominciato tanto per scazzo. E invece mi è piaciuto molto. Ah! Mi è piaciuto molto il gioco. Molto scolastico. Però molto soddisfacente, secondo me. Ma caspita è! Eccolo! Ti fanno quasi pena, poi ti ricordi che fanno schifo. Un po' come gli scarafaggi, no? A volte fanno pena gli scarafaggi, perché sono veramente innocui, si spaventano, non ti possono fare nulla, però fanno veramente schifo. Per cui alla fine la pietà viene sconfitta dallo schifo e li vuoi solo fare morire in maniera rapida. Muoiono in maniera rapida solo per colpa loro, perché sono maledettamente resistenti. Ok, mi sta sfuggendo. Allora, c'è un altro sgrullino allegro. Quanti sono, mannaggia loro? 3000 poi, mi stanno tirando indietro i soldi. Devo trovare una batteria da qualche parte, evidentemente. Basta. Bene, cioè l'ho pure mancato. Eroica, complimenti. Ok. Troia. Batteria, batteria. Ci sarà una batteria da qualche parte. Apertura. Apertura di che? Ah! Va bene. Perfetto. Era molto più facile di quanto pensassi. C'era un apposito vano con la batteria. Oh, perfetto. Molto meglio. Più che altro l'unica cosa che, per esempio, io non... cioè, non sono d'accordo con il cambio di aspetto del protagonista, ma non perché non mi piace, non mi dispiace, però non ne vedo il motivo, anche perché ho capito che vuoi farlo somigliare di più anche a Tomoki. Non è quello il motivo. Non è quello il motivo, però è chiaro che l'intenzione è anche quella, di farlo somigliare di più a Holland, ok? Solo che no, cioè per me è sbagliato, perché anzi è bello che tu mi distingui lo Spider-Man cinematografico da quello dei videogiochi. Cioè devono avere un aspetto diverso, punto primo. Punto secondo, pare minorenne. Miles sembra molto più grande e non è, cioè poi pensate... Non faccio spoiler, però c'è una scena in cui Miles e Peter parlano in un certo punto del gioco e Peter, fraintendendo una cosa che sta dicendo Miles, gli spiega che a un certo punto della vita di un ragazzino gli ormoni fanno provare cose strane, no? La pubertà. Ora, è chiaramente una scena che deve far ridere. Però nel gioco già Miles pare più grande di Peter, però alla fine, o comunque sono coetanei. Se mi metti quel Peter che è chiaramente, palesemente un pischellino che parla di pubertà a uno che ha 10 anni più di lui. No, cioè, che cazzo. A quel punto mi dovevi cambiare pure Miles. Secondo me. Ah! Aspetta un po'. Buono là. Ah! Dio! Arrivo! E dai! E dai! Hai rotto i coglioni! Porca troia, oh! Quante me ne ha lanciate, sputazzate! Infatti, Peter è già grande. Ma non è che ha 1000 anni, però ha più di 20 anni, o che mi pare avesse 23. Poi comunque è anche una cosa, non è che hai 23 anni e quindi sei piccolo, cioè comunque a 23 anni già di solito hai un faccino formato, no? Quindi
ci sta. John Fardy, inserire battuta sui tempi di gestazione umana. Ardyn, come ve lo porto Ardyn qua, ragazzo mio? Ormai Final Fantasy XV si devono fare soltanto i video di lore appena esce il videogioco per cellulare, ma Ardyn qua proprio non ha che cosa venire a fare, purtroppo. Chi è? Perché c'è la tensione? Vabbè. Yeee! Vabbè! Dio santissimo! Ma state buoni! State buonissimi! Ma da dove uscite? Dalle fottute pareti! Comunque, sì, comunque, secondo me il Peter di PS4 effettivamente dimostrava i suoi anni. Qui, boh, non lo so, mi sembra troppo... Non è che è troppo carino, perché la faccia è carina, solo che è troppo giovane. Ah, io avevo qua lo shortcut, giustamente. Ma GG a me proprio. Come mi stupisco che non vedo i shortcut. Non lo so, mi sembra troppo piccolo rispetto a Miles, è questo il fatto. No, non è per i personaggi di Avengers, ragazzi. I sviluppatori sono anche diversi, non c'entra nulla. Anche se sono giochi Marvel. Chi ha sviluppato Avengers, Marvel's Avengers, non è chi ha fatto Marvel Spider-Man. Il motivo non è quello. L'hanno spiegato, era una questione di animazioni facciali, hanno dovuto rifare il mock-up. Bene. C'erano veramente, ma veramente tanti nemici nella stanza prima. Veramente tanti. Eccoti, Isaac. Dio! Ti stavamo aspettando. Dio! Ora tocca a te. Mio Dio. Fase 3, poi... Mi devi un occhio, bastardo! Già! Questo mi sembra realistico. Oh, merdissima. Oh no, un culo. Non ci aiuterà. Isaac, potrai vederla. Isaac è scappato. Si è addentrato nel complesso minerale. Anch'io ho qualche problema qui. Cerca di metterti al sicuro. Oh, ci proverò. Gesù. Ok. Ossigeno, 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 ossigeno. Anch'io qua. C'è la. La calma con cui quest'uomo ha detto anch'io ho qualche problema. Allora, quelli sono dei laser. Allora, quelli sono dei laser. Allora, io penso di dover spostare il passaggio che è chiuso in qualche modo, giusto? Nel mentre vado a ciucciarmi l'ossigeno. Allora, allora. Come si fa? Come si spostano questi cosi? Perché non posso passare di là? Come li muovo? Innanzitutto mi fotto i soldi. Non ho idea, adesso cerco di capire. Ah, l'ho visto! Ho visto. Ok, devo sparare qua. Tac. Così. Ok. Ok, ce l'ho capito. Ma che figa sta cosa, è simpatica, è simpaticissima. Allora, devo spostare questo qua. Spostarlo, mi metto qui. Isaac, ti prego,
Sì. Credo. No, aspetta. Non così, così. Credo, vediamo. Va bene. Mi sono completamente persa. Nel dubbio devo trovare dell'ossigeno. Eccolo. Però per dire, questo piccolo puzzle molto stupido che un po' ti va a smorzare il ritmo è mille volte meglio di quelle porcate del primo Dead Space, secondo me. Cioè, è proprio solo meglio. Allora, il culo è morto. Posso già entrare? Ah, posso già entrare? Ok. Dio, ci sono i culini! Non li avevo visti. I culini. I mini culi. Ok. Fammi subito curare. Porca la miseria. Idiota che non sono altro. Mezza vita ho perso perché sono cretina. Quale stanza col nodo? Quale stanza col nodo? Non fatemi venire l'ansia. Non funziona molto bene. Ah, forse sì, non ha funzionato. Ah, il nodo vicino ai 10.000 crediti. La dovete smettere, mi fate salire l'ansia. Per i messaggi evidenziati bisogna usare i punti canale, però non so esattamente come si faccia. Ellie, sono di nuovo dentro. Dove ti trovi? Dov'è Stross? Io sono salva per ora, ma Stross è andato. Credo che ti stia cercando. Ho trovato qualcosa che potrebbe interessarti. Ecco la mia posizione. Sbrigati a raggiungermi. Non sono nelle condizioni migliori per battermi. Cercherò di arrivare il prima possibile. Rimani al sicuro. Beh. Brufoli adolescenziali. Io ancora però tuta di livello massimo non ne vedo. Per questo penso che non siamo comunque così vicini alla fine. Isel, grazie mille. Va bene, dai, con calma, vieni qua. Ah no, c'è. No, no. Potete morire. Grazie. Molto gentile. Ce n'era un altro, ma credo che sia esploso. Ah no, vabbè. Ok, è morto. È morto con un'esplosione drammatica alle sue spalle. Una scena meravigliosa. C'è proprio morto al rallentatore con un dramma... No, 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 vabbè, ma siete... Silenziosissimi. Sono di un silenzioso sti cosi maledetti! Mia. Allora, c'era una vabbè! Basta. Nodo energetico, a posto, l'ho trovato. Stasi. Mister X doveva imparare da loro. Esatto. Io comunque continuo a pensare che Mister X faccia molta più paura di Nemesis. Almeno nel remake. Chiaramente mi riferisco al remake di Resident Evil. Tra l'altro vi spoilerò una cosa.
vorrei presto portarvi Resident Evil 0, però solo su YouTube. Lavorate in modo degno. Soldi, soldi. Non gli puoi dire che ho l'inventario pieno. Maledetto. Tuta avanzata! Allora, attenzione! Attenzione! Tuta avanzata, l'ho chiamata, l'ho chiamata, l'ho chiamata. L'ho chiamata, stiamo molto calmi qui. Stiamo molto calmi qui. C'è un modo di farlo esplodere. Vabbè, niente, sti cavoli, il medikit, amen. Ah, ah, c'è un culino. Avanzata nel senso che da manzo, esatto. Non ci avevo pensato. Dio! Che stai facendo? Dovrai affrontarla per me. Dille che non volevo farlo. Sì, sono io. Diglielo! Che stai facendo? Diglielo! Struss! Fase 3! Fase 3! Un po' mi dispiace, devo dire la verità. Un po' mi dispiace. Audiolog. Alexis, se ricevi questo messaggio, sappi che ti amo. Non farei mai del male a te o al nostro figlio. Dopo le sessioni ti vedo sempre, ma sei sempre arrabbiata, furiosa. Mi fai paura. Voglio che tu la smetta. Oddio, che cosa mi sta succedendo? Vieni a prendermi. Un pazzo. Sì, no, vabbè, si è tolto il casco, fa molto ridere, effettivamente. No, no, aspetta, la torno la testa, la testa! Dove è finita? Eccola! Pensate che profumino. Ecco. Perfetto. Non si fa. Strasso, mi sei mancato. Adesso vi faccio tutta. No, oddio, aspettate. Strasso. Stross, no! No, Stross! Ok. Secondo me non esplode comunque. Secondo me non esplode. Ci sono altri pezzi? Non si... Ah, eccoli! Allora... Ellie, vieni a vedere che cosa ho fatto a Stross. Sei sicura che sia lui quello pericoloso? Aspetta, ok. Allora, perfetto. No, no, la gamba. Isaac, la gamba. Devi raccogliere la gamba di secco. Ok. 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 Allora, adesso vedremo se si può accendere un fallo con Stross. La facciamo, li facciamo vincolare la fiamma. Siete pronti?
No, 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 non esplode. Non si disintegra. Indistruttibile. Dove è finita la testa? Nulla di personale, Strauss. Dove è finita la testa di Strauss? Niente. Volevo fare una cosa divertente, ma non ha funzionato. Ah, c'era un altro. Aspetta, l'ultimo, poi andiamo avanti. Perfetto. È sparita la testa, comunque questa cosa mi fa molto arrabbiare. Allora. Ah, ma siamo tornati. Qua c'eravamo già stati, sì. Qua c'eravamo già stati. Ok. D'accordo. The Medium, sì, mi interessa. Non mi ispira in maniera incredibile, però mi incuriosisce molto. Voglio vedere un po' come hanno gestito l'idea delle due dimensioni, delle due realtà. Quindi sicuramente, se ne avrò l'occasione, lo giocherò molto volentieri, assolutamente. Ok. Questa era chiusa prima. C'è dello Strauss nel mio Dead Space. Ah, Gesù! Cosa sta succedendo a quel corpo? Qui non entrano 10 miliardi di nemici, vero? No, no. No, no. Vero? Non stanno per arrivare 1000 nemici, vero? Eccolo! Vabbè, questi sono cagoni megafotonici. Ok. Ah! Isaac sta benissimo comunque. Chi è? Dove che corro? Porca puttana! No, no! Dai! Evidentemente. No, non conviene, no, qua conviene troppo usare il campo di forza. È super OP comunque. Quanti drop mi sto perdendo. Che bel mucchietto felice.
Permesso. E vabbè. Inventario pieno. Aspetta un secondo allora. E allora lascia questo, raccogli il medikit, usa il medikit. Ok, e raccoglilo di nuovo. Quanti drop persi. Perfetto. Ho bisogno di un negozio immediatamente. Bashur con la testa di lei illuminata. Siete dei mostri. Tuta avanzata. Costa pochissimo rispetto a quanto pensassi, scusatemi. Il tempo di ricarica del modulo di stasi cala del 50%. L'acquisto garantisce un minimo di 25 slot alimentari e 20% di corazza. Il rig mantiene potenziamento massimo di corazza inventario. Minchiolina. Salva di prima di prendere la tuta, esatto. No, ma infatti adesso facciamo un attimo. Ok. Poi allora questo lo vendo. E poi magari facciamo facciamo un po' di conversione. Ci prendiamo poi niente, poi tuta avanzata, allora, questa la vendo, tuta avanzata, questa non la posso vendere, no, non me le fa vendere, ok, non posso venderle, ok, salviamo, salviamo decisamente. E poi la tuta è scontata. Tuta avanzata agile. Che comunque questa è più forte. Ok. Quindi compriamo un altro di questi e la tuta avanzata. Siete pronti? Siete pronti? E là! La tuta ha un prezzo spaziale! Non può essere più brutta di questa! Non può essere più brutta di questa! Attenzione, attenzione, è veramente figa. È veramente figa. Gobli Bendos. Complimenti. Ok, ok. La tuta Tony Stark. Ok. Ragazzi, cioè, comunque appunto lo faccio vedere, lo sconto è del 10%, dico, non è che è il 50% di sconto, per dire, quindi comunque non costava tanto a prescindere.
Non me l'hanno scontata della metà perché avevo la tuta vintage. Cioè, la tuta vintage ti dà uno sconto del 10% perché sei talmente un cesso che fai pena pure al gioco e quindi ti fa pagare meno le cose. Ok, basta. Fatemi vedere un attimo, fatemi dare uno sguardo all'inventario a questo punto. E vabbè, ma guarda qua quanto spazio, cioè siamo proprio quindi io direi che mi prendo un altro po' di campo di forza. Che è qua. Un altro di questo. È un nodo. Perché sono ricca. E basta. Ok. Tanto ormai penso che questa è la tuta finale comunque. Non penso ci siano dubbi che questa è la tuta finale. Almeno del New Game. Poi non so se è New Game Plus c'è una tuta più fica ancora, però siamo decisamente arrivati. Perfetto, vai. No, no, il culino di Isaac con questa tuta è promosso, assolutamente promosso. 100% promosso. E a questo punto direi facciamo. E poi. Danno, capacità, mina, ampiezza. Perché la lama al plasma, secondo me ci siamo, giusto? Posso aumentare la capacità e basta. Non ne frega niente. Basta. Poi mi dà fastidio questo, cioè che i PF sono proprio affanculissimo. Modulo di stasi non lo vorrei aumentare più perché secondo me va già bene così. Quindi nulla, quindi vado di campo di forza e io aumento qua, vado verso il danno. Aumenta il culo. Vabbè, fatemi risalvare, va. Che non voglio rifare questa cosa. Però non mi sembra, cioè questa tuta, tipo la tuta che ha adesso addosso, non mi sembra pesante. Cioè che non sarà leggera, però vedete che non è, cioè ha degli inserti metallici, ma non è pesante. Quindi non ha nessuna giustificazione all'essere gobbo. Vero è che è stanco ormai, poverino. Allora, concentrazione, torniamo un attimo nel mood, che qua siamo al capitolo 12. Ok, quindi non possiamo finirlo stasera comunque, decisamente, penso. Mi avete detto che sono 15. Pure è bello lungo il gioco comunque. E devo dire che per adesso non ho avuto tempi morti, pallosi, rispetto al primo. Per adesso vi dirò che a me sta solo piacendo di più. Paura! Il tecnico non l'aveva ancora riparato quando è stato trascinato via. Stross è morto, Ellie. Sti cazzi? Beh, non sono dispiaciuta. Quindi che facciamo? Senza Stross come distruggiamo il marchio? Lui non poteva condurci al marchio. Fuggiva dalle sue colpe. Dite che sono 12 capitoli. E tu invece? Perché mi ha detto 15? Ora non fuggo più. So cosa devo fare. Beh, questa trivella è un colpo di fortuna. Prova a salire in cabina ed azionarla. Cerco l'altra cella energetica. Mani nude? Vedo cosa riesco a fare. L'ha veramente spinta a mani nude? Ok. Ma dalle un medikit, Isaac, porca puttana che è qua. Chi è? Ah, i turboculini. Allora, aspettate un secondo che qua facciamo... Facciamo. La rostita di Pasquetta facciamo. Ci sono altre cose da lanciare? Altri spuntoni allegri, no? Vabbè. Ci vado di là, allora, aspetta. Magari qui c'è qualcosa da lanciare? No. Però, attenzione,
semiconduttore in diamante, signori. It's time to backtracking, allora, perché mi dispiace, ma... Vabbè, allora torno prima al negozio. Che non, sicuramente se metto sto coso succede un bordello. Quindi torniamo indietro. Quindi sti capitoli sono 12 o sono 15? Cioè, perché se sono 12 significa che abbiamo finito praticamente. Comunque non è una questione di memoria, ragazzi, c'è internet, quindi se avete proprio il dubbio potete... 25.000! Vabbè, questi sono nodi che arrivano direttamente nel pancino, proprio belli allegri, subito, subito, lesti, lesti. 11! Sono 11, quindi siamo già oltre il finale, praticamente. Il primo ne ha 12, questo ne ha 15. Sono qui in 12. Perfetto, mi piace la vostra convinzione, l'importante nella vita è essere convinti, perfetto, dai. Dunque, allora facciamo tac e tac. Ancora più danni! Osti. Non è successo niente. Sono 15. Va bene, allora dai, facciamo sicuramente questo, andiamo un po' più avanti. Qui, tanto è comunque da 1:10, possiamo tirare ancora un pochino. Vedete che con la... sembra una cazzata, ve lo giuro, non è product placement. Magari Coca-Cola mi sponsorizzasse, ma la Coca Zero mi stappa. Non capisco com'è possibile che una bevanda gasata, piena di sostanze artificiali, potenzialmente cancerogene, riesca a ridurre la mia allergia. Non è una cosa che capisco. Non ha senso. Forse il corpo cessa di combattere perché capisce che è arrivata la fine. More pigs! Vedo che vi ricordate Machine for Pigs. Quanto mi è piaciuto. Ok. Ehi, che succede? Ho appena perso gli ologrammi di controllo. Ecco. Il circuito di interconnessione è andato. Dovrò trovarne un altro. È un componente standard. Ce ne sarà un altro da qualche parte. Darò un'occhiata. Là sopra come va? Oh... No, non ora. Già. Cosa non ora? Cosa non ora? Che, non ora cosa? Isaac, spiegamelo, non dormo stanotte se non mi dici non ora cosa. Sono i mostri, dai, che adesso ne arrivano 200 tonnellate. Eccoli! Ma ormai sono solo potenziati? Mamma mia, i soldi che ti tirano dietro, sti cosi. Che lascia i soldi in giro, mi domando io, vabbè. Ah, ok. Circuito stampato. Ecco. Bene, credo di aver avviato il sistema per aggirare le schede di navigazione, grazie a Dio. Sì. Se poi te la fai uscire dal naso non tocca sana per le narici. Ho seri dubbi che sia così, però... so, è sicuramente ottima per togliere la ruggine dei ferri di cavallo la Coca-Cola, quindi magari fa un effetto simile se la rinosinusite, ti fa passare la congestione. Ok, ah, perfetto. La nuova
connessione. Credo di farcela da qui. Forse potrei ricavare tutto da qui. No, sai, Isaac. Niente, niente di niente. No, Isaac, quello è fare fisting, non è ricablare. Tu non stai ricablando proprio niente. Stai strappando. Va bene. Ce l'ho fatta, l'ho avviato. C'è un ascensore dall'altra parte, faccio il giro così puoi salire. Grazie. Questa cosa mi fa molto più paura di qualunque necromorfo che abbia visto fino ad ora. Oddio! Chi è? I bimbi! Ma porca! Dov'è? Eccolo. Bene. Vabbè, questo è stato un overkill che non meritava. Vabbè. In realtà qua è un ottimo punto di farming di munizioni, perché li uccidi con un colpo e ti danno le munizioni. Se ne danno sempre più di una. Basta. Ed è finito? Non penso siano infiniti, sinceramente. A me conviene restare qua, continuo a dire. Sì, vabbè, poi sono divertentissimi comunque. Quando muoiono. Cioè, ormai ne ho uccisi talmente tanti che i corpi stanno sparendo. Boh, mi sta venendo dubbio che siano infiniti comunque. Cosa cazzo sta indicando? Ah, vabbè. Bene. Cosa sa fare questo bestione? Ciao! Che figata! Oh no! Fichissimo comunque. Dovremmo giocarlo penumbra. Dobbiamo giocarlo assolutamente penumbra. Le miniere brulicano di questi mostri. Non mi dire. Ma non mi dire. No. Grazie Ellie per avermelo detto. Sbagliato tantissimo. Oh no 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 le 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 vabbè. Vabbè. Quanti segreti mi sto perdendo? Aspetta, c'è ancora quella roba schifosa. Stia attento. Oh.
culo. E la tua mamma maledettissima, allegra ballerina. Gesù santo! E vabbè, ho capito! Era tipo un plotone d'esecuzione, no? Sì, questa parte incubo sarà divertentissima. Che sta telecamera? Wow, stop! Sembra che abbiamo raggiunto le fondamenta del settore governativo. Come procediamo? Davanti a noi abbiamo una trivella. Sai che sono io in sella a questo affare? Ellie! Penseremo dopo alle ferite. Ce l'abbiamo fatta, giusto? Molto probabilmente questo è il settore governativo. Cosa ho fatto a scendere prima di noi? Vabbè. E credo che il tuo marchio si trovi dietro quella porta gigantesca. Beh, muoviamoci. Quelle cose si faranno strada per il buco che abbiamo scavato. Deve esserci un ascensore o qualcosa che collega i vari piani. Prova a raggiungerti. Ok, ti vengo incontro. No, stai ferma. Proprio devi stare ferma, non devi rompere le palle. Ah, capitolo 13. Dai, fico. E siamo tornati in una zona comunque tendenzialmente pulita. Mi piace, ma anche la varietà dell'ambientazione comunque. Mi piace tanto. Voi pensate veramente un bel remake fatto con il ray tracing, l'audio 3D, che cazzo verrebbe fuori? Che cosa cazzo verrebbe fuori? Perché come concept Dead Space mi piace da morire, perché unisce lo splatter proprio organico a un'idea di orrore cosmico, il fatto della mente. È molto concettuale, però contemporaneamente associa proprio una carnalità, proprio il budello, proprio lo schifo. C'è questo dualismo che mi piace tantissimo. Il tutto, cosa da non sottovalutare, che sinceramente apprezzo molto, non per una questione di essere puritana, ma perché è comunque una scelta che apprezzo, senza mettere mai di mezzo la sessualità, almeno per adesso. C'è tutto molto mentale. Per dire Alien, basti pensare che i concept li ha fatti Giger, comunque ha tantissimi innuendo sessuali, anche proprio a livello puramente visivo. Qui no, cioè qui è proprio la forma umana, il necromorfo è l'essere umano scomposto, cioè viene proprio presa e violata la forma dell'essere umano, abusata, ma non in maniera appunto sessuale. Cioè, noi pensiamo all'essere antropomorfo e l'infezione lo fa diventare tutt'altro, però resta comunque una persona, cioè comunque palesemente una persona.
mi piace veramente da morire. Poi vabbè, Isaac non è sto gran personaggio, però penso che la colpa sia dovuta anche al fatto che nel primo non parlasse, quindi comunque qui hanno iniziato a dargli un carattere, quindi vabbè. Ovviamente non puoi fare miracoli. Non è importante, così importante in questi casi. L'importante è che è una solida struttura ambientale. Non è obbligatorio avere un buon protagonista. Basti pensare, per dire, anche ai God of War, che avevano un'atmosfera molto particolare, un gameplay molto valido, però Kratos, soprattutto nei primi due, era un personaggio del cazzo. Già col terzo, un minimo, era un pochino più psicologizzato. Poi sono usciti gli spin-off che hanno tentato di dargli un po' di dramma familiare antecedente alla famiglia ammazzata. Ascension io lo aborro per quanto mi riguarda, perché è completamente out of character, però come gameplay alla fine è divertente. Quindi niente, allora a me per ora questo Dead Space, cioè guardate, pensate questa scena, no? Le luci, la luce che passa dalle grate, quanto sarebbe bello fatto oggi con una luce 3D, il riflesso sul metallo, pensate il riflesso sulle pozze di sangue, no? La luce che si riflette sul sangue, cosa potrebbe andare a creare anche solo per la torcia, no? Perché tu vai in giro con la torcia, quindi creerebbe un'atmosfera unica. Per dire, ormai è sicuro che uscirà la trilogia di Mass Effect, è praticamente confermato, anzi è già stato confermato che è stata rimandata, quindi... Però è una remastered, cioè io non so come faranno, cioè il primo Mass Effect è veramente un ombrello aperto nel sedere oggi comunque. Il primo Mass Effect è veramente scaffale 93, grazie. Qui c'è una navetta armata attraccata. E cosa? È danneggiata. Sì, io stavo parlando comunque. È proprio vecchio vecchio, servirebbe un po' di coraggio, però forse dopo Andromeda è meglio che stanno calmi e non toccano niente. Si potrebbero vedere 10.000 crediti nel voto siderale, esatto. Allora, RTX, il sangue che non è bianco anche nel buio completo, basta là, Blue Point, vabbè. Allora, io direi che ci fermiamo qua, però la prossima volta sicuramente lo finiremo. Vi ringrazio per la compagnia, vi ringrazio per essere stati qui, ci sono stati un sacco di iscritti tra l'altro. Ringrazio stesso Maru per le donazioni in fazzolettini, verranno ben impiegati, ben investiti. Il culo di Isaac in 4K, non volevo dirlo, ma anche quello è una valida motivazione. E nulla, vi auguro una buona serata, fate sogni belli, premete F per il nostro Strauss, che ha fatto la fine che meritava, ha vincolato la fiamma, e noi ci vediamo domani con Finding Paradise. Buonanotte a tutti.